Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video commento P. Io sono come sempre The Name Before Tokyo e parliamo oggi, 2 marzo 2018, del capitolo 896 che si intitola L'ultima richiesta. Allora, un capitolo sicuramente di transizione, dove non succede chissà cosa. Abbiamo la fine dello scontro fra Ruffy e Katakuri e rimaniamo appunto con il fiato sospeso per quello che sarà il proseguo della saga e gli ultimi capitoli che dovrebbero proprio nel giro di poche settimane portare alla chiusura della saga. Vi ricordo che siamo solamente a meno 4 dal capitolo 900, quindi aspettiamoci qualcosa di grosso. Detto questo, tralasciando le mini avventure dove si vede Ryuden, quindi sottoposto, nuovo sottoposto della, tra virgolette, grande flotta di Ruffy, cominciamo con il capitolo 896. Vorrei parlare non seguendo l'ordine delle tavole, ma seguendo l'ordine di quello che secondo me ha importanza in questo capitolo. E cominciamo dalla cosa, a mio avviso, forse meno rilevante, ma comunque non priva di significato, cioè lo scontro tra Ruffy e Katakuri. Perché dico meno rilevante? Perché è sicuramente uno dei migliori combattimenti visti in One Piece, a mio avviso forse il migliore da quando è iniziato il post time skip fino ad ora, però il finale diciamo che non mi ha entusiasmato così tanto, almeno questo diciamo che Oda ha preferito glissare sul finale, diciamo facendoci vedere solamente la fine, quindi è stato sufficiente quest'ultimo scambio di colpi per porre fine allo scontro. Magari mi aspettavo qualcosina in più, comunque in generale vedendolo tutto è stato un ottimo combattimento. Si arriva quindi allo scontro con il pugno di Ruffy in versione Snake Man che colpisce in pieno Katakuri, mentre Katakuri sembra aver solamente sfiorato Ruffy, almeno dalle immagini sembra così, quindi è solamente per questo che Ruffy riesce a vincere, come in una sorta di fioretto, praticamente il primo che colpisce l'avversario fa il punto e vince. Quindi Ruffy vince questo scontro che è terminato quasi in un pareggio, oserei dire. E quindi finisce lo scontro. Cosa dire su questo? Mi sono già espresso negli scorsi video dicendo che Katakuri è un nemico atipico proprio per il tipo di rapporto che durante lo scontro è riuscito a instaurare con Ruffy, mentre di solito Ruffy aumenta di odio proprio verso il suo nemico nei confronti dello scontro e grazie a quest'odio, questa rabbia, riesce a diventare più forte. Contro Katakuri, invece, durante lo scontro è aumentato e maturato il rispetto reciproco da parte di entrambi, quindi un combattimento leale, un combattimento, come dicevo, secondo me più simile alla prova finale di una sorta di addestramento, cioè Ruffy in questa saga è migliorato, è maturato, innanzitutto dal punto di vista combattivo, affrontando prima Cracker e salendo di livello poi Katakuri. Il Ruffy che si batte con Katakuri è più forte di quello che si batteva con Cracker, e il Ruffy che vedremo a Wano, che vedremo subito dopo Whole Cake, ovviamente sarà più forte del vecchio Ruffy, grazie proprio a questi scontri e soprattutto al braccio destro di Big Mom, questo personaggio che abbiamo imparato un pochettino ad amare all'interno della saga. E, come vi dicevo, il rispetto dato dal gesto, appunto per niente banale, di Ruffy che copre, diciamo, il punto debole o quello, il punto che imbarazza il suo avversario una volta che è steso a terra, mostrando quindi rispetto e, se vogliamo, anche una certa pietà nei confronti dello sconfitto, che non è una cosa appunto nuova in One Piece, ma nei combattimenti di Luffy non troviamo sempre questo tipo di atteggiamenti, quindi sicuramente un bello scontro, ecco, anche se il finale forse mi ha lasciato un po' l'amaro in bocca. C'è un bello scambio, un bel dialogo, uno scambio di parole tra Luffy e Katakuri, quando appunto Katakuri dice tornerai a sconfiggere Big Mom, e Ruffy dice certo, io diventerò re dei pirati, sconfiggerò tutti gli imperatori. Che se vogliamo è un pochettino la stessa cosa che Ruffy aveva già detto a Punk Hazard. A Punk Hazard aveva detto io sconfiggerò tutti gli imperatori. Anche lì frasi da prendere con le pinze. Comunque, ovviamente non penso che Ruffy si batterà con Big Mom adesso, siccome siamo praticamente alla fine, è già stremato dallo scontro con Katakuri. Questa frase comunque non va presa alla lettera, nel senso Katakuri non può vedere il futuro di mesi, anni, eccetera, però potrebbe anche starci che in un futuro abbastanza futuro, non so quanto, non so quantificare, anche perché in One Piece diciamo che quantificare non è mai semplice, soprattutto per quanto riguarda il tempo, Ruffy possa tornare indietro e possa magari rimbattersi in una Big Mom decaduta o comunque non più imperatrice, e diciamo che sta cercando magari di rimettersi un pochettino
in pista, sta cercando magari, non so, di sottomettere l'isola degli uomini pesce o di fare chissà cos'altro, e potrebbe quindi, diciamo, redarguirla, comunque sottometterla, tra virgolette, nel senso, anche in futuro, ecco, non sicuramente nel breve termine. Siccome non c'è tempo da perdere, la guerra con Kaido sta per avere inizio. Ecco, a parte questo, comunque devo dire che nel capitolo non è successo nulla di particolare. Ecco, io dicevo, la situazione di Big Mom l'avremo vista dopo allo scontro con Ruffy e Katakuri. Generalmente lo scontro di Ruffy chiude la saga, ma non del tutto, cioè chiude i combattimenti più che altro di ogni saga, tranne qualche ipotesi, come ad esempio abbiamo avuto a Thriller Bark dove Zoro si è scontrato con Kuma, quindi c'è stato il discorso del sacrificio dopo che Ruffy aveva già perso tutto, diciamo, aveva già esaurito le sue energie, no? Ma generalmente lo scontro di Ruffy è l'ultimo combattimento di ogni saga. Poi c'è magari la corsa finale, corsa contro il tempo, eccetera, eccetera. Quindi non è Big Mom, come dicevo, il nemico di Ruffy in questa saga, non era ancora a livello degli imperatori, come volevasi dimostrare, ma c'è la questione di Big Mom ancora aperta, quindi dovremo vedere un po' come finisce con questa torta. Il fatto che Sanji pure si sia spostato dalla ciurma di Capone, sia arrivato a Kakao Island, mi fa pensare appunto che potremo vedere la questione di Big Mom in maniera magari indiretta o comunque parziale, e potrebbe essere una cosa sulla quale Oda potrebbe giocare nei prossimi capitoli, perché ora la questione principale è appunto di capire come riusciranno a scappare i nostri eroi, quindi la ciurma di Cappello di Paglia, da Whole Cake e da Cacao Island in particolare, dove sono tutti chiamati a raccolta. Per quanto riguarda l'apparizione di Peckoms, che chiude il capitolo, è stato, diciamo, il Deus Ex Machina, se vogliamo, necessario, che forse qualcuno aveva previsto, cioè qualcuno che prende Luffy e lo tira fuori dal mondo degli specchi. Su dove emergerà Ruffy, ancora questo non è chiaro al 100%, perché appunto tutti si aspettano che lui uscirà lì appunto in mezzo ai nemici, ma potrebbe starci, appunto conoscendo Oda, che decida tramite qualche stratagemma di far uscire Ruffy e Peckoms magari da un'altra parte, quindi da lì potrebbe succedere qualsiasi cosa. Il discorso di ecco, arrivando infine al discorso del Last Request, la richiesta che chiude il capitolo, io leggendo gli spoiler mi ero già fatto un po' di film, addirittura negli spoiler avevo letto che Pudding prendeva le sigarette, proprio il pacchetto, e andava via, insomma, quindi ho quasi pensato a un Oda che volesse snaturare il personaggio di Sanji, facendogli smettere di fumare praticamente, no? Era un'idea abbastanza così, senza troppo fondamento. Ammesso che comunque, ecco, premesso che il fumo fa male, io stesso da ex fumatore sono felice di aver smesso ormai da anni appunto di fumare, però ecco, vedere Sanji snaturato di una sua caratteristica, già ho visto in alcuni adattamenti, alcuni film, non ricordo bene adesso dove, un Sanji con il lecca-lecca al posto del, cioè no, insomma Sanji dovrà rimanere fumatore secondo me fino alla fine, insomma, tanto si tratta di un fumetto, quindi non è che incentiva qualcuno a fumare, però avevo temuto il peggio in questo senso, come se l'ultima promessa veramente riguardasse solo il discorso della sigaretta. Penso chiaramente che ci sia qualcosa in più. Pudding è un personaggio imprevedibile, proprio per il suo carattere, questa bipolarità che ha, quindi sicuramente potrebbe giocare un ruolo importante ora che Ruffy sta per uscire, e quindi potrebbe fare da diversivo o comunque creare una sorta di stratagemma, un qualcosa che permetterà appunto a Ruffy, Sanji di rincontrarsi e di scappare insieme al resto della ciurma. Fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate, quale tipo di situazione vi immaginate per il prossimo capitolo, come pensate che riusciranno appunto ad eludere tutta quella sorveglianza, se pensate che Ruffy emergerà effettivamente da lì o meno, e su come arriveremo appunto a questo capitolo 900, che potrebbe portare sicuramente sorprese, quindi o ingressi inaspettati, colpi di scena, finale appunto di saga. Come al solito, scrivetemi quello che ne pensate qui sotto nei commenti del video, vi lascio il link della mia pagina Facebook, The Name Before Tokyo, in descrizione il mio profilo Instagram, che ultimamente sto usando di più, il mio libro, il mio ebook L'Uomo delle Pulizie, lo metto sempre qui sotto, appunto in descrizione,
E niente, oggi video breve perché comunque non mi sembra che ci fosse troppo da dire, troppo da dilungarsi. Arriviamo comunque a 10 minuti esatti e vi saluto e al prossimo video. Ciao.